Io ragazzi, parto pronto quando vuoi, non ci mettete ragazzi. Ma per forza? Allora, tu devi sapere che il Festival Bar è una gara. Infatti, in questa gara ci sono tanti artisti come Jamiroquai, come Max Pezzali, come Lisa, come Perfetto. Giorgia. Però tu non sai che il Festival Bar ha un regolamento complicatissimo. Pensa che c'è gente che di lavoro fa proprio i regolamenti del Festival Bar. Per ma tu dire... sei sicuro di questo? Sicurissimo, poi tu non mi interrompi, però io perdo il filo. Pensa com'è complicato, lo so, proprio ce l'ho tutto qui. Allora, ci sì. sono tipo 6 giurie sparse in altrettanti continenti del mondo. Scusami, ma i continenti non erano 5? Allora, non, se non mi, per se perdere, è un piedi, dubbio anche... Se mi pesti no, i piedi, perché non mi afferma no, va bene, allora, ok. Queste cose votano a scrutinio segreto. Cioè, non è che l'Oceania sa cosa ha votato, per esempio, l'Africa. Ognuno si tiene Scusami, il suo. Scusami, e chi vince? Chi vince? Non è semplice, Vanessa. Allora, parte un incartamento che arriva a Verona. Un incartamento. Dove c'è un notaio che poi manda un cablogramma a Riccardo Muti. Aspetta, io non voglio interromperti sempre, però io sapevo, anzi avevo letto nel regolamento che la canzone che vince il Festival Bar è la canzone più passata in radio e quella che più vende. Ma sei veramente banale. Ma no, dobbiamo banalizzare sempre i meccanismi. Allora, facciamo una cosa. Giuro che l'ho letto nel regolamento. Ne parliamo, non è così. Intanto mandiamo la sigla, va bene? Sigla. Che stai facendo? Lavori? Che cosa senti? Lavori? Hai uno scopo? Prendi. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Lo schermo. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stai. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Dance. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi. Rido di me, di te, di tutto ciò che di mortale c'è. E che mi piace. Tanto, 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 tanto. 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 Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Come va il mondo? Credo di me, di te, di tutto ciò che di mortale c'è e che mi piace tanto, 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 tanto. Che cosa fai? Vivo. Quando sei in forma, scrivo. Innamorato. E lei ti ama. A suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cibo? E la chitarra? Suona! Allora, io non voglio fare la sottotitoli, però vedi, il regolamento è scritto che la canzone più passata in radio e più venduta vince il Festival Bar. Vedi che è scritto qui? Ma non voglio fare la sottotitoli, veramente. Io non volevo toccare... Piazza Castello di Torino, seconda puntata di Festival Bar. Presentano Vanessa Incontrada e Fabio De Luigi. Buonasera Torino! Fatemi sentire! Ah mamma quanta gente stasera! Siamo in Piazza Castello di Torino! Buonasera a tutti coloro che ci guardano! Fa! Cosa fai? Cosa no, stai leggendo? No, allora vai avanti signorina, no, so tutto no, io. Ma non voglio no, fate le cose, te Salvetti non me le dite, ma cambiate no. i regolamenti o non me lo dai, dite? Dai, ti facciamo un applauso. No, figurati a me l'applauso cosa mi fa, io sono un uomo tutto d'un pezzo, sono un uomo tutto d'un pezzo, sono di pietra. Mi fate un favore? Gli facciamo un grande applauso a Fabio De Luigi? Un po' più forte, così lo sente. Ciao Torino, ciao! Lo sapevo. Ciao amici, amici, dove ciao vai? Torino! Piazza Castello, Vanessa Incontrada. Allora, sei partito sì, alla grande. Sì. Una cosa volevo dire che forse voi non sapete, vince il Festival Bar il pezzo che vende più dischi e che viene passato più alle radio, perché lei non lo sapeva, no, allora non... ci tenevo ma a dirlo. Ma l'ho detto prima. L'ho non detto... è vera sta storia del regolamento, tutte cavolate. Bene. Bene, stai andando alla grande, Fabio. Hai ragionissimo. Ti ringrazio.